Dottor Wisp, il quarto d'ora di salute che insieme alla Wisp ho la possibilità ed il piacere di regalare a coloro che fanno sport, che sport non fanno, come dico sempre, che non sanno ancora di essere sportivi. Oggi il nostro dottor Wisp è il dottor Adamo Mancinelli, che ringrazio della sua presenza, è medico dello sport, ovviamente, anche se oggi affronteremo un argomento un po' più inerente alla carica di dirigente medico del 118 di Chieti, e Esatto. che è la defibrillazione. Dottor Mancinelli, io prima ancora di andare alla defibrillazione andrei un attimo ad affrontare il problema che ha all'origine, ossia la fibrillazione ventricolare. Sì, questa è la patologia più importante, quella che in un certo senso conduce spesso il paziente, lo sportivo, ad avere una perdita di coscienza. Il cuore che batte nella sua frequenza, nei suoi battiti normali di uno sportivo, 45, 50, spesso una bassa frequenza, indice di un'attività, di un buon atletismo, spesso per cause, e vedremo quali possono essere, il cuore da un'attività cardiaca normale comincia a fibrillare. Abbiamo visto proprio all'inizio il cuore che batteva in maniera Esatto. regolare, poi si è verificata la fibrillazione, ecco il cuore che batte. Sì, il perché avvenga questo è legato a una serie di problematiche, che io cercherei di raggruppare in quelle che sono queste aritmie, diciamo, congenite, che sono presenti in maniera rara, ma che spesso, al pubblico danno una brutta impressione, danno una grave impressione, perché spesso questi sono degli atleti che durante l'attività sportiva svengono, perdono conoscenza. La domanda, che spero non interpreti come banale, è se si può in qualche modo prevenire e se si può in qualche modo cercare di evitare. La prevenzione si sta facendo, però diciamo su questa forma di patologia è impossibile. Quindi studi si stanno facendo, li abbiamo visti, un importante medico di Pavia lo sta facendo sulla popolazione, però sono studi impegnativi e anche molto costosi. Invece quello che noi dobbiamo fare, ed ecco credo che sia l'idea del momento, è quella di far sì che se avvengono questi fatti, dobbiamo avere un defibrillatore nella vicinanza e quindi usarlo rapidamente. Possiamo dire che la fibrillazione si risolve soltanto con una defibrillazione. Assolutamente, assolutamente sì. Ecco perché se il paziente si trova in una condizione di fibrillazione ventricolare, il defibrillatore è fondamentale per far sì che il cuore ritorni ad avere un'attività cardiaca normale. Ma dopo la defibrillazione, il cuore che reagisce, quindi torna ad avere un'attività cardiaca normale, torna in maniera perpetua oppure può ripresentare anche a breve tempo un'altra ulteriore Dati, fibrillazione? i dati statistici non ci dicono questo. Il cuore sicuramente ritornerà nella normalità, dovrà essere studiato a questo punto perché la patologia regina, che è la displasia ritmogena del ventricolo destro, e questa è la patologia secondo me regina, deve essere studiata perché può essere risolta anche chirurgicamente. Abbiamo parlato della defibrillazione, ma forse sarebbe ancora più corretto e più esaustivo parlare della morte cardiaca improvvisa. Certo, la morte cardiaca improvvisa è la patologia di cui parliamo, di quel particolare evento che avviene in maniera inattesa, vedete, in breve tempo, in maniera inattesa e in un cuore in apparenza sano. Quando si procede, quando faccio normalmente, facciamo dei corsi su questo, io dico che questa diapositiva, questo concetto mi rappresenta un personaggio, una persona, o meglio, io dico chi è questo che può avere questo problema? Ed è l'atleta. L'atleta che è controllatissimo, quindi che fa esami, che fa di tutto per stare bene e per migliorarsi. Eppure anche in quei casi noi abbiamo visto come anche nello stadio Adriatico qualche anno fa è avvenuto un evento su un atleta controllatissimo perché
Eppure è avvenuto il fatto, cioè è andato in fibrillazione. Quindi lei ci vuole spiegare che l'aritmia maligna in questo caso non è affatto diagnosticabile, ossia una persona che il giorno prima effettua una visita di controllo potrebbe essere completamente a posto, il giorno dopo addirittura poter morire di un'aritmia maligna. Assolutamente sì, è la realtà di tutti i giorni. Nessuna indagine ci permette in questo momento, un'indagine poco costosa, ci permette di conoscere, di scoprire, di andare a trovare questa diciamo displasia aritmogena del ventricolo destro, di prevenire una fibrillazione ventricolare. Si interviene con la defibrillazione, l'utilizzo del defibrillatore viene detto defibrillazione precocissima, perché certo. Vedremo poi nello svolgimento della puntata va effettuata possibilmente nei primi minuti. Che cos'è appunto la defibrillazione precocissima e come viene esplicata? Precocissima perché deve avvenire nei primi 5 minuti dall'evento, cioè la perdita di coscienza della persona, il defibrillatore deve essere applicato nei primi minuti. Per questo motivo probabilmente ogni impianto si dovrebbe dotare, si dovrà dotare di defibrillatore. La legge lo dice e quindi tutti devono avere, tutte le società sportive, palestre, certo. Devono avere il defibrillatore perché presso dove c'è un incontro di qualsiasi tipo. Insomma, proprio per poterlo applicare nel tempo brevissimo. Ho parlato di qualche minuto, ho parlato di 5 minuti. E dopo aver spogliato il paziente, aver fatto tutto quello che c'è da fare, bisogna assolutamente applicare su una cute asciutta, come noi diciamo sempre, e pulita, quindi senza peli, certo. Essere applicate le placche e quindi defibrillare. Ecco, ed entriamo proprio nel vivo allora della defibrillazione con quello che è appunto l'operazione preliminare, la valutazione. La valutazione è quello che noi facciamo sempre, che bisogna fare sempre, guardate benissimo, quindi alert, noi lo studio. L'acronimo ABC serve poi ad avere un ricordo, se vogliamo, familiare, nel senso abbiamo la capacità di riconoscere questi tre termini, tre lettere, l'ABC, per capire quello che dobbiamo fare. E la valutazione A di alert, quindi trovare la coscienza, scuotendole, procurandole il dolore. Quindi capire se la persona è cosciente. Esatto, il termine di coscienza è fondamentale per capire di cosa parliamo, cioè coscienza, non cosciente è quella persona che quando noi lo chiamiamo, lo scuotiamo e gli procuriamo dolore, tengo bene a precisare questo concetto, non risponde a queste cose. Quindi la definizione di non cosciente, poi avvicinandoci al paziente, alla persona che è caduta, parlo di paziente perché è così, mi viene più spontaneo, certo. Ci avviciniamo alla persona e valutiamo il B, il respiro, e sono termini inglesi chiaramente, certo. B come il respiro e C la circolazione, quindi mettendo la mano sulla fossetta carotidea. Questa è un'indicazione importante ma anche preziosa per tutte quelle persone che si dovessero trovare in una situazione del genere. Devo dire che un operatore di primo soccorso, che non deve essere per forza un infermiere, un sanitario, un medico, può intanto fornire queste informazioni eventualmente al 118 che verrà chiamato. Noi settimanalmente formiamo da 50 a 60 operatori. Quindi tutti quanti, noi li chiamiamo i first responder, cioè i primi risponditori, cioè quelli che sono in grado di, sul posto, oltre agli infermieri ma anche i volontari, sono in grado di sapere fare le prime manovre per poter fare un buon intervento sul paziente. Quindi, fatte le valutazioni, si passa alle prime azioni. Le prime azioni sono queste che possiamo vedere, quindi attivare il 118 e chiedere aiuto. Certo. E poi queste le manovre che tengo molto è quello di posizionarlo sempre su un piano rigido, certo. Perché ad esempio un letto di ospedale non si può fare la defibrillazione, non si può fare il massaggio, scusate. Allineare il capo, il tronco e gli arti, e poi quello che è l'elemento fondamentale, esporre il torace. Perché solo in questo momento noi possiamo aprire i panni, i parti vestiti, mettere all'aria, esporre il torace, esatto, sì. Benissimo, una volta fatte queste prime operazioni andiamo appunto ad applicare le prime azioni, le prime attività. Azioni, le azioni sono due, e sono quelle del massaggio cardiaco esterno o del DAE.
Ho messo questo massaggio perché spesso il DAE non è presente, certo, potrebbe non essere certo. presente. Quindi come prima cosa da fare è iniziare con il massaggio, ma se il DAE è presente, quindi è già vicino, applicare direttamente il DAE. Diciamo che gli scenari che possiamo trovare in una situazione del genere sono quelle di un paziente presente oppure di un battito assente, sono questi? Assolutamente, il battito assente è l'elemento che distingue la problematica della non coscienza, va bene? Quindi sul paziente qui possiamo valutare... Perché potremmo, sì, mi scusi dottore, anche avere un paziente incosciente ma che comunque presenta un battito, certo, attivo e quindi... Valutandolo con attenzione, non è, la coscienza non è presente, ma sono presenti l'atto, è presente l'atto respiratorio, B come breathing, quindi come in termini inglesi, C come circulation, quindi sono presenti. E quindi quelli sono il caso maggiore, io parlo di 90% ci troviamo in queste condizioni, cioè il paziente non cosciente ma che presenta battito e presenta attività respiratoria. Posso elencarti tantissimi casi, e quando diciamo il cervello, come dico sempre, ha staccato, si è staccato, e le patologie sono frequentissime, epilessia, posso dirti, il paziente che ha bevuto, il paziente, certo, che ha usato delle sostanze psicotrope, e quindi in quel caso... In ogni caso, in entrambi i casi, direi, possiamo comunque applicare il defibrillatore. Assolutamente, bravissimo, bravissimo, dico, è vero questo. Applicare il DAE significa essere, si può, diciamo, togliere grosse responsabilità, per cui il defibrillatore è in grado di leggere l'attività elettrica e dirci sì, si può defibrillare, no, non si può defibrillare. Perché, diciamolo, è un luogo comune, forse dato anche dagli spot televisivi con le famose riprese sugli studi medici, eccetera. In realtà il defibrillatore in uso alle società sportive fa la scarica elettrica solo se è presente la defibrillazione, solo altrimenti non verrà mai... Esatto, solo se è presente la fibrillazione ventricolare, solo in quel caso. Negli altri casi la macchina ci dirà non è un ritmo defibrillabile, quindi possiamo essere assolutamente tranquilli e sicuri. E l'applicazione degli elettrodi non causa nessuna difficoltà, nessun problema alla persona che li... Assolutamente, innerva. È solo un problema di costo, io dico sempre. Costano 25 euro quelle placche, quindi sprecheremo solo 25 euro. Benissimo. È interessante un contributo, che è l'ultimo contributo che il dottor Mancinelli ci ha portato, sull'importanza dell'intervento nei minuti proprio in cui si verifica la fibrillazione. Vediamo che dopo 10 minuti diventa quasi impossibile avere una possibilità di successo, dottore. Esatto, come possiamo vedere dal primo elettrocardiogramma, la defibrillazione avviene al decimo minuto, la sopravvivenza è dello 0,0-2%. Se guardiamo sotto invece, l'ultima, possiamo vedere che se iniziamo a fare il massaggio nei primissimi minuti e poi applichiamo il defibrillatore al quarto minuto, la sopravvivenza dal 2% passa al 30%, anche al 40%. Tornando alla prima invece, al primo gramma, vediamo che nei primi 10 minuti non è stato fatto nulla, né massaggio, esatto, né, esatto, defibrillazione, praticamente nulla. In quel caso, se avessimo almeno applicato il massaggio oltre che la defibrillazione, avremmo potuto avere, nei primi 4 minuti avremmo potuto avere una possibilità di successo così alta? Sì, sì, perché questi studi adesso ci indicano questo concetto fondamentale: il massaggio deve essere iniziato il prima possibile. E do un altro termine fondamentale, deve essere continuativo, non bisogna, certo, fermarsi mai, quindi non bisogna fermarsi mai a fare il massaggio, in attesa del defibrillatore, in attesa di un medico che ci possa dare un'indicazione maggiore, ma è chiaro che l'idea principale è che deve arrivare un defibrillatore. 30% credo sia una quota di successo veramente importante. Certo. Abbiamo dato le indicazioni anche a coloro che non hanno fatto il corso, che potrebbero trovarsi in queste situazioni. Io ringrazio veramente il dottor Mancinelli, che è stato chiarissimo nell'esposizione. Mi raccomando, defibrillatore su tutti gli impianti, in tutte le sedi. Dottor Wisp vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata e ringrazio ancora il dottor Mancinelli.